alle belle città da tenere. Cos'è rimasto di quel messaggio, di quella unità di intenti, di quel volere un senso di giustizia, di libertà oggi, secondo lei? Poco. E stiamo perdendolo giorno per giorno. Ed è pericolosissimo. Basta vedere il razzismo imperante nel nostro paese. Gli immigrati che muoiono affogati in centinaia, che interfuggono alla fame o a volte alla sicurezza, alla necessità di una sicurezza che viene a cercare asilo. E se uno che gira con la barca, qualunque tipo di barca o di nave, si ferma a dargli soccorso, viene inquisito per favoreggiamento della clandestinità. Questa è una vergogna. Però io penso che quelli che hanno visto affondare una nave, una barca, e tutt'al più hanno buttato un po' di salvagente, un po' di bottiglia d'acqua e se ne sono andati, perché avevano paura della giustizia. Non ci pensano gli uomini come i loro padri o come loro, bambini come i loro figli, donne come le loro mogli sono affogate lì e che loro potevano allungare una mano e salvarli? Forse l'avranno pensato, forse non avranno dormito la notte, ma questo non ha salvato nemmeno una. La tortura successiva non mi commuove. Uno sfida le cose che deve sfidare. Che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patrimonio.